Direttamente dal Ciro Vigorito per commentare questo derby infuocato tra Benevento e Salernitana, il Benevento che vince per ben 4-0 e pensate che erano 33 anni che la Strega non riusciva a battere Granata proprio tra le mura amiche, quindi sicuramente ecco è stato sfatato questo tabù, commenteremo questa sfida, lo faremo con Luca Esposito che, buonasera. Che mi affianca subito, ma entreremo subito nel vivo perché abbiamo mister Colantuono. Buonasera mister. Buonasera a tutti, buonasera. Allora mister, cosa non è andato in questa gara? Un primo tempo dove insomma la Salernitana ha retto, poi quando ha subito il primo gol qualcosa non è andato più bene. No, il primo tempo tutto sommato non è che eravamo giusti, secondo me. Il gol l'abbiamo preso da palla inattiva ed è un peccato perché la palla inattiva è una specialità nostra, non dovremmo andare a subire gol su palla inattiva, già c'era successo a Lecce, questo mi dispiace molto perché sono disattenzioni. La partita era molto tattica, molto equilibrata, non è che ci fossero grandissime cose, loro palleggiavano, ci avevano un po' più di predominio, ma onestamente occasioni zero, sia da una parte che dall'altra. È chiaro che il gol che ha rotto l'equilibrio poi ha messo un po', ci ha mandato un po' in confusione per circa una decina di minuti. Finito il primo tempo poi devo dire che siamo rientrati anche bene, eravamo abbastanza alti, ci stavamo riproponendo e purtroppo la partita l'abbiamo chiusa su, a mio avviso, un'altra disattenzione. Non dovevamo prendere quella ripartenza da calcio d'angolo a nostro favore. Il 2-0 è chiaro che ha cambiato completamente la partita, poi era finita, ti dovevi alzare, loro in contropiede sono stati bravi, il Benevento è insieme ad altre due squadre sicuramente è la miglior compagine del campionato, quindi ci poteva stare anche questo. Come sta Anderson? Perché pare sia stato portato in ospedale? Sì, ma non sappiamo ancora nulla, dovranno fare degli accertamenti, ora lo sapremo più tardi. Una sconfitta che però non cambia le mire della Salernitana, in effetti insomma ci può stare una sconfitta contro una retrocessa candidata alla promozione diretta, non sarà semplice rialzarsi, come bisognerà farlo per una piazza che si aspetta tanto e una Salernitana costruita per far bene? Dobbiamo rialzare subito, immediatamente, la partita era complicata, però io credo che noi avevamo le chance per potersela venire a giocare. Il campo ha detto questo, lo accettiamo serenamente, non facciamo drammi, non eravamo fenomeni dopo Padova, non siamo diventati dei brocchi ora, noi siamo una squadra che può recitare, sa qual è il ruolo da recitare in questo campionato, ci lecchiamo le ferite e ci proiettiamo subito su Ascoli perché eccolo qui, è un tiro di schioppo. Luca e poi liberiamo mister, buonasera. Allora, dopo una sconfitta che non ha 4-0 nettissimo, quindi cosa dirà la sua squadra, la ripresa, anche perché martedì bisogna rigiocare di nuovo? Ma niente, questi sono incidenti di percorso, nell'arco di un campionato possono capitare, mi dispiace perché avevamo un seguito importantissimo oggi, ringrazio i tifosi per il numero, tra le altre cose oggi era anche una giornata particolare per Salerno, ma nonostante sono venuti a seguirci, ci dispiace, però noi rimaniamo sempre molto equilibrati, ci prepariamo già alla prossima, sappiamo che il campionato è lungo e difficile, ma abbiamo la forza di rialzarci. Grazie mister. Ciao, mister. Bene, liberiamo mister Colantuono, lo ringraziamo, ringraziamo l'ufficio stampa Granata. Luca, sicuramente insomma una sconfitta che pesa, però come ha detto il mister, una Salernitana che non perde di vista gli obiettivi. Sì, chiaramente una sconfitta, no? Che possa diciamo giudicare un po' quello che sono gli obiettivi della Salernitana. Chiaramente è una batosta, la sconfitta contro il Benevento ci può anche stare, ma 4-0 è un risultato abbastanza rotondo. E quindi sono d'accordo col mister, primo tempo appannaggio del Benevento, perché Benevento ha fatto la partita, secondo tempo meglio la Salernitana, però nel migliore momento della Salernitana è uscito il gol di Improte, contropiede, bellissimo contropiede e gran gol di Improte che poi ha spezzato le gambe ai Granati. Chiaramente bisogna ripartire, ha detto anche il mister, non bisogna fare drammi, ma bisogna appunto resettare questa brutta sconfitta e magari contro l'Ascoli regalare questa vittoria ai tifosi. Assolutamente, ricordiamo i 4 gol del Benevento firmati proprio da Cristian Maggio, poi Improta, Insigne e Asensio. Ecco, il segnale che anche i cambi sono stati ancora una volta un po' come è capitato a Venezia, giusti da parte di mister Bucchi, visto che Insigne era subentrato a Ricci, Asensio a coda che si è infortunato, poi chiederemo a mister Bucchi come sta l'attaccante. Dicevamo 33 anni, era novembre del 1985, era un po' un tabù diventato il Vigorito in questa sfida proprio ecco contro la Salernitana, un Benevento che insomma ha dimostrato ancora una volta, Luca, di veramente
poter essere una candidata alla promozione diretta, perché ecco, proprio nel secondo tempo, nel momento migliore per la Salernitana, dove la partita era stata spostata più sul piano fisico e sappiamo benissimo che i Granata sono molto più forti, in quel momento insomma poi è arrivata devastante, io direi. Luca, poi mi dici se sei d'accordo con me, la fascia sinistra, Letizia e Improta sono stati devastanti. Sì, sono stati devastanti su quella fascia dove sono andati in difficoltà proprio Casasola, ripreso più volte dal mister, davvero prova bruttissima dell'argentino, che tra l'altro secondo me ha anche qualche colpa sul gol, sul primo gol di maggio nella prima frazione. Ripeto, il Benevento non lo scogliamo adesso, il Benevento è una squadra molto tecnica, l'ha dimostrato oggi, due o tre passaggi e sta sotto porta, quindi una squadra che ha diciamo legittimato e vinto questa gara. Ripeto, la Salernitana invece deve resettare e ripartire dalla vittoria di Padova. Non sarà facile, perché ripeto, non sarà facile, perché sai, quattro gol sono tanti, a livello psicologico il mister deve essere bravo a lavorare sulla mentalità dei calciatori, e quindi sperando che, ripeto, contro il Padova possano di nuovo ritornare a fare la bella prestazione che hanno fatto col Padova. Dal canto suo, ripeto, il Benevento, non lo scriviamo adesso, ha dimostrato anche con i cambi, che è subentrato come Asensio, come lo stesso Insigne, ma anche Del Pinto, che ha dato Pinto, più quantità al centrocampo come sempre, e quindi significa anche qui i cambi sono stati anche questa volta dopo Venezia, quindi anche qui sono stati validi e sono stati azzeccati. Allora, raccontiamo anche un momento di colore molto bello. Inizio gara c'è stata questa coreografia dedicata proprio ad un'azione benefica della Curva Sud, a cui hanno aderito tutti i settori, anche i tifosi Granata, per praticamente l'associazione Amici di Jenny, che hanno fatto il giro del campo, quindi veramente un bellissimo momento di solidarietà che va assolutamente menzionato, che è coinvolto, partita l'iniziativa dalla Curva Sud e che ha coinvolto l'intero stadio. Uno stadio, Luca, stracolmo, oltre 15.000 spettatori, risposta importante da parte dei tifosi della Salernitana, che non si sono fatti fermare dalla festività di San Matteo, hanno comunque deciso di seguire i propri colori, e Benevento che ha risposto benissimo con uno zoccolo duro che c'è ed è quello degli abbonati, e poi tante altre persone che hanno deciso di partecipare a questo evento che poi insomma si è rivelato ancora più importante per la Strega, punti assolutamente d'oro, quindi sicuramente il Vigorito, ecco, è un fortino, insomma, aveva incitato la squadra sul 3-0 da parte del Lecce, portandoli quasi al pareggio, ed ora insomma sono stati anche in questo caso un'arma in più. E un plauso anche ai tifosi Granata che si sono fatti sentire. Un plauso a tutte e due le tifoserie che hanno avuto un comportamento civilissimo, soprattutto anche i tifosi della Salernitana, che comunque hanno incitato nonostante il 4-0 la squadra fino all'ultimo. Questa è una grande prova di maturità, ma come hai detto tu prima della gara è stato commovente quel alzato di tabelloni, no? Che praticamente pro Jenny, sì. E tutte e due le curve erano d'accordo, e queste sono cose davvero che fanno piacere al calcio. Benevento quest'anno davvero con l'uomo in più, il 12° uomo in più, il tifoso sicuramente trascinerà la squadra verso, non diciamo, non la vogliamo dire, però in alto, molto in alto. Sicuramente una grande maturità da parte di entrambe le tifoserie, che non lo dimostrano questa sera, l'hanno sempre dimostrato negli anni, sia quella Granata che quella del Benevento giallorossa, sicuramente sempre presenti a sostenere la squadra, sempre presenti nelle iniziative importanti, quindi sicuramente hanno vinto loro questa sera e non c'erano dubbi. Chiaramente per quanto riguarda il risultato finale era il campo che avrebbe dovuto dare il verdetto. Gentilmente l'ha detto stampa del Benevento, Iris Travaglione ci fa sapere che verranno Teio, Improta ed Insigne, quindi sicuramente protagonisti importanti di questa gara. Improta, ricordiamola, assieme a Coda era l'ex della partita. In effetti, ecco, ho visto un pizzico di egoismo da parte di Massimo Coda, ma che va capito al momento insomma dell'azione che poteva portarlo a segnare. Aveva libero Insigne sulla destra, poteva tranquillamente passare il pallone, ha voluto strafare perché evidentemente aveva forte il desiderio di segnare contro la sua ex squadra, e però gli è costata fatale perché si è infortunato ed è stato costretto ad uscire, e poi chiederemo le sue condizioni.
Sì, è stato sfortunato nella circostanza, la voglia di fare gol, anzi l'aveva detto anche a me, voglio dire, in un'intervista, ha detto: se faccio gol però non esulto per rispetto al pubblico granata. Chiaramente l'ha voluto, anche perché per questo ragazzo, l'ho visto anche oggi, fa tanto lavoro sporco, ha ragione il mister, questo se riesce anche a trovare quella continuità nel segnare sicuramente può fare bene, può far male, può essere davvero l'uomo in più per questa squadra. Ripeto, non lo scopriamo adesso, quando lo conosco ai tempi della Salernitana, dove con i suoi gol portato la Salernitana alla salvezza, possiamo dirlo, qualche anno fa, lo scorso anno, come dice, aveva detto anche lui, con De Zerbi non aveva avuto un bel rapporto dove il mister spesso e volentieri lo metteva sempre in panca. Quest'anno sta dimostrando di avere quella voglia, quella fame di attaccante vero. Assolutamente, coda alla ricerca del gol perché manca da tempo, al di là del fatto, ecco, che proprio questa sera era una serata particolare per lui. Però ecco Luca, io direi di approfittarne, visto che abbiamo sempre i soliti blocchi pubblicitari che incombono, come giusto che sia e ben venga che ci siano, io direi di andare in pubblicità e poi di tornare qui, perché chiaramente poi avremo il valzer dei tesserati. A tra poco. Ed eccoci qua di nuovo dal Ciro Vigorito. Come promesso, abbiamo subito un tesserato, ci spostiamo questa volta sul fronte Benevento, abbiamo uno dei protagonisti di questa gara, Insigne, che ha segnato il terzo gol subentrato, partito dalla panchina al posto di Ricci, è andato in gol e poi un'esultanza particolare che ci racconterà lui. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. L'esultanza è semplice da capire, era per la mia principessa che purtroppo non è potuta venire allo stadio. Un gol insomma importante, perché al di là che era il 3-0, però è sempre bene, no? Contro un'avversaria pericolosissima come la Salernitana, e poi fa sempre piacere segnare. Vabbè, innanzitutto abbiamo giocato contro una grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà, e poi è sempre bello segnare, ma soprattutto davanti a questa bellissima gente, quindi è ancora più bello. Una carica in più. Sì, speriamo di continuare e di non fermarci. Allora, ascolta, a Venezia non sei proprio entrato. Quanto è difficile stare in panchina con la consapevolezza veramente che c'è Benevento A e Benevento B, ma entrambi titolari, no? E che sicuramente le occasioni non mancheranno, perché già martedì sicuramente il mister farà il turnover avendo a disposizione alternative del pari livello. Però quanto è difficile stare in panchina? Beh, è molto difficile, però come hai detto te, abbiamo una rosa così ampia che chi gioca fa bene, quindi aspetto solo il mio turno, come è successo stasera, e sono contento di aver fatto bene. Luca, quanta carica vi dà questo 4-0? Cioè, vincere un derby, fare 4 gol contro una squadra, signore squadra come la Salernitana, quanto è importante per un calciatore? È importante tanto, pure perché ti dà fiducia, ti dà continuità, quindi dobbiamo solo continuare così e mettercela tutta fino alla fine. Ma un'altra domanda: con chi ti trovi meglio a giocare, dopo, se lo vuoi dire? No, beh, mi trovo bene con tutti, siamo una bellissima squadra, siamo tutti forti, quindi chi gioca va bene lo stesso. Cosa non ti è piaciuto invece di questa Salernitana oggi? Ti aspettavi questa serata un po' rinunciataria primo tempo, forse è stato un po' più merito del Benevento? No, secondo me è più merito nostro, perché come ho detto prima, Benevento è una buona squadra. La Salernitana è una buona squadra, ci ha messo un po' in difficoltà, quindi mi aspettavo qualcosina in più, però essendo un derby ci sta che è un po' timorosa, soprattutto a giocare a Benevento, quindi ci sta. Ti sei arrabbiato un po' con Teglio quando ha sbagliato il passaggio? Eh beh sì, perché c'è la possibilità di fare uno contro uno col terzino, magari poteva fare anche quello, quindi non lo so. Allora, sai, quest'anno comunque le aspettative sono elevate per quanto riguarda il Benevento. C'è stata un'incursione di Improta che non solo si inserisce sulla fascia sinistra, ma anche qui ad offside, dopo chiaramente toccherà a lui. E tra l'altro, vedi, mi fa anche perdere il filo. No, volevo dire, sicuramente è un'annata dove le aspettative sono elevate. Voglio dirti, magari tu non lo sai, non l'hai letto, che la prima impresa l'avete già fatto, perché il Benevento non batteva la Salernitana in casa da 33 anni, dall'85. Tu mi sai che non eri ancora nato. Non ero ancora nato perché sono 94, quindi l'abbiamo fatto stasera, siamo contenti di questa vittoria. Perfetto, grazie. Grazie a voi.
Bene, ringraziamo Insigne, abbiamo già pronto in prota, perché in effetti prima ha provato Luca a stuzzicare Insigne. Si sa, quando si vince è così, insomma, l'entusiasmo è a mille. Poi tra l'altro era anche una serata particolare per Riccardo Improta. Puoi venire, prego, adesso non fare il timido. Una serata particolare per te, uno dei migliori in campo a mio avviso, il gol, la traversa, diversi passaggi contro la tua ex squadra. Sì, sicuramente sono molto contento per quello che abbiamo fatto, scusate per la voce, è stata una grande partita, abbiamo gestito nei migliori dei modi, abbiamo concluso ottimi contropiedi, la mia esultanza è uno sfogo e è un regalo a questa tifoseria che mi ha accolto alla grande, è uno sfogo importantissimo e ci tengo a dire che questo gol viene dedicato alla mia ragazza, al mio cagnolino piccolino, e loro ci sono sempre stati, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che ho avuto nei anni precedenti, quindi dedico il gol a Valentina e a Simba. Bene, ha funzionato molto la fascia sinistra, anche Letizia, grande spinta, insomma è stata anche un po', se vogliamo, l'ago della bilancia di questa partita. Ma sì, abbiamo fatto, ho detto, è stata una grandissima partita, mi trovo benissimo con Gaetano, ma come ho giocato le prime partite di campionato con Di Chiara, e siamo una squadra di qualità, ogni allenamento è bellissimo, perché veramente facciamo cose che non ho mai visto in tanti anni che ho fatto, anche essendo giovane nella Serie B. Siamo un grande gruppo, si sta formando una grande squadra, cioè siamo coesi uno con l'altro, siamo sempre insieme, ci organizziamo anche per una partita a carte, siamo una bellissima squadra e dobbiamo continuare, perché poi questa è un'ottima partita, abbiamo fatto un'ottima partita a Venezia, bisogna continuare però, perché la Serie B è molto complicata, lunga e tosta. Eh sì, vincere aiuta a vincere. Venezia da una carica importante, era fondamentale far bene anche stasera, la risposta c'è stata, ma ora martedì ci sa un Cittadella che è partito a mille. Sì, penso che il Cittadella forse sia la partita più complicata che ci poteva capitare. Hanno un campo particolare, una situazione tutta particolare loro, però secondo me sono proprio la squadra, l'emblema della Serie B, perché riescono sempre a far bene in casa e fuori, sono tanti anni, hanno fatto per due o tre anni non so, i playoff, sono un'ottima squadra e bisogna prendere col piglio giusto. Adesso abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo mettere tutto da parte e andare lì con tanta umiltà, perché il Cittadella è forte, no? Una grande squadra ed è in un ottimo momento. Luca. Sì, una domanda da parte mia. Allora, due anni fa Salerno non ha lasciato un grande ricordo, no? Bene lo scorso anno invece a Bari, benissimo quest'anno inizio con il Benevento. Oggi gran bel gol e l'assist al bacio ad Insigne. Ti aspettavi questa serenità in prota? Credo che ha un grande organico la Salernitana, conosco tanti giocatori, ha un grandissimo organico. Per quanto riguarda il mio passato a Salerno, io ci tengo a dire, perché veramente ho dato, come vedete, do l'anima per la maglia che indosso. Cosa non è funzionato a Salerno? Questo no, io ho giocato tanto e forse loro si aspettavano di più, ho fatto quasi tutto l'anno il quinto, non era il mio ruolo, mi ammazzavo davvero per la maglia della Salernitana. Sono sempre stato un po' fischiato, un po' mugugnato, ma quello c'è nel calcio, non si può piacere a tutti. L'anno scorso c'è stata un'intervista dove io ho detto: se segno esulto, ma per la squadra che indosso, non mancando rispetto alla Salernitana. Ma sono andato lì, ho avuto un'accoglienza da tutti, in particolare da soprattutto il giocatore Vitale, che ha fatto delle interviste brutte. Tutta la partita sono stato fischiato, quindi non vedevo il motivo per cui io non dovevo esultare, non dovevo rispettare una maglia che ho sudato, ho dato tutto e alla fine non mi sono sentito mai gratificato, perché mi sentivo davvero mai gratificato in campo e fuori, quindi ho esultato, poi ho fatto gol sotto la nostra curva, quindi qualsiasi era la cosa esultavo per loro. In tribuna c'è il tuo agente, abbiamo scambiato giusto due parole con Mario Giuffredi, ha detto era ogni azione che facevi, ogni volta che toccavi palla, gli occhi, diciamo, gli brillavano. Sì, abbiamo un rapporto, non so, mi vengono i brividi perché abbiamo passato tanto. Lui quando mi ha preso in procura, io dopo neanche un mese mi sono rotto tutto il ginocchio. E siamo stati in ogni momento, lui è stato, io arrivo alle 3 di notte a Villa Stuart e lui è stato con me.
quindi penso per quel motivo, e ringrazio lui perché ha fatto davvero tanto per me. E siamo sulla strada giusta, però è ancora presto e bisogna continuare senza fermarsi. Ecco, qual è l'errore che non bisognerà commettere contro il Cittadella? Prima di tutto andando lì, entrando in campo con poca umiltà, poca voglia di correre e darsi da fare. Quello è l'errore, secondo me, non si deve fare, soprattutto in un campo come Cittadella, che se vai con il piglio sbagliato loro subito ti puniscono. Io ci ho giocato tante volte sono stato punito, quindi è una squadra tosta e bisogna avere la giusta umiltà, credo, con tanta umiltà, con la voglia di correre, essendo sempre corti, stretti, soprattutto una squadra come loro che gioca dentro è molto importante. Ecco, qual è l'arma in più di questo Benevento? Sugli spalti c'era un osservatore che mi diceva, no, che segue anche squadre di Serie A, che questo Benevento è quasi pronto per l'A, nel senso che è in grado di fare le tre fasi. Quando si parla di possesso palla, la fase bassa, la fase media e la fase alta. Non si affida ai lanci lunghi, riesce a partire dalle retrovie e da una sorta di continuità. Stiamo creando un grande gruppo insieme al mister. E... allora, abbiamo un problema? Aspetta, lo risolviamo prima, se è possibile, grazie. Gentilissimo. Qua vediamo se ci riesco. Il bello della diretta, grazie. Siamo in un buon momento, stiamo piano piano riuscendo a mettere in atto tutto quello che ci chiede il mister. Stiamo lavorando dal 5 luglio, è già un bel po' di tempo e piano piano vedo che miglioriamo. Poi secondo me la grande forza di questo gruppo è che siamo tanti giocatori forti, c'è tanta competizione in allenamento, che non c'è mai stata una partita dove è finita una partitina e non abbiamo discusso, non sono dati toni, perché chiunque vuole vincere, chiunque vuole fare bene, e questo credo sia il pane per arrivare in alto. Poi che la Serie B sia un campionato dove vincono anche squadre come c'è stato il Carpi, Crotone, con meno qualità, meno giocatori di nome, però hanno vinto, quindi bisogna creare il giusto mix. Noi siamo, credo che lo siamo, e nel compenso che abbiamo un'arma in più, che siamo tanti forti, e quindi se riusciamo a creare un grande gruppo andando avanti, ognuno che scende in campo ha il giusto atteggiamento, secondo noi possiamo mettere in difficoltà chiunque. In effetti questa sera il banco di prova era importantissimo, perché il Benevento andava ad affrontare una squadra fisica, un 3-5-2, quindi un centrocampo molto folto rispetto a quello del Benevento, e tante volte si dice, no, che molte volte poi una squadra tecnica può soffrire le squadre fisiche. È stato un banco di prova importante, perché ad un certo punto nel secondo tempo anche il Benevento, parlo della prima mezz'ora, l'ha messa sul piano fisico, no? Un po' l'ha subita, ma ha risposto anche in maniera comunque forte, ha dimostrato comunque di non temere, ecco, questa qualità degli avversari. Sì, era una partita soprattutto fisica, l'avevamo anche preparata, perché vedendo la Salernitana loro giocavano tanto sul lancio lungo, su tutte le seconde palle, quindi l'avevamo preparata anche con attenzione in questo frangente, però era una partita tosta, l'abbiamo affrontata nel miglior dei modi, sia il primo che il secondo tempo non ci siamo fermati. Poi c'è stato un grosso, ogni partita come si vede c'è un grosso ingresso dei cambi, quindi ti dà una grande mano. Quando è entrato Roberto, quando è entrato Raul, Del Pinto ogni volta che entra, ma chiunque entra, Cristian buon aiuto a tutti. Quando entri con giocatori così di qualità che il secondo tempo ti danno una mano fisica e di corsa, riesci anche a fare ottime ripartenze e a chiudere le partite. Noi su quello abbiamo vinto oggi, avendo un grande primo tempo fisico e vincendo le seconde palle, giocando un po' su tutto. Era una partita molto difficile a mio avviso, e l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi. Forse anche questa qualità da parte dell'intera rosa porta ad accettare maggiormente la panchina, no? Da parte di chi poi chiaramente non è chiamato a scendere in campo dal primo minuto. Martedì potrebbe toccare a te, ad esempio, per il turnover. Ah, certo, sicuramente. E secondo me questa deve essere un'arma in più. In tanti casi può essere una difficoltà, perché anche io mi sono trovato tante volte in panchina, e quindi se non la prendi nella maniera giusta non riesci a creare il gruppo non si crea così. E qui davvero c'è gente, prendo il nome, sì, il ragazzo, sì, e lui non c'è mai una volta che non l'ho visto sorridere, eppure oggi era in tribuna, è questa la forza si crea su questo, il gruppo si crea su questo, soprattutto per chi non gioca e per chi trova meno spazio per adesso, perché poi la Serie B è lunghissima. Posso? Vai. Ultima domanda, certo. Ha parlato di turnover, no? Ha parlato
quanto, però non guardare così perché no, parlava di turnover, parlava di turnover, quanto è stata importante la doppia sosta? È stata importante da un lato perché abbiamo studiato un po' di più anche la prima partenza con Lecce, che è stata un po' a tratti, diciamo, è stata a tratti, quindi abbiamo avuto più tempo per studiare gli errori vedendo tanti video eccetera, però da un altro lato comunque c'era tanta voglia di giocare, perché 18 giorni fermi dopo un momento di lavoro, di carichi, erano, è bello giocare, noi vogliamo giocare, quindi 18 giorni sono tantissimi, speriamo che rimanga così, si gioca tranquillamente, si continua su questa strada. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, grazie a tutti. Bene, allora liberiamo Riccardo Improta, gentilissimo, si è prestato insomma ad una lunga intervista. Io ho sempre il terrore che possa ricadere il filo del microfono. No, no, assolutamente. E allora, hai toccato un tasto importante, quello delle due soste. Ora, non è che perché il Benevento ha risposto bene vincendo tutte e due le partite possiamo dimenticare che non era semplice, certo, insomma, ritrovare la concentrazione. Bravo il mister, eh? Sì, perché bisogna mantenere alta la concentrazione, non perdere il ritmo partita, anche da un punto di vista mentale, non soltanto di gamba. Però ecco, perché ti dico questo? Perché insomma... ci sta questa Serie B che continua con questa storia infinita. Addirittura fino a 2-3 giorni fa questa partita, questa di stasera, questo spettacolo era a rischio. Sì. È il paradosso di quest'estate, voglio dire, è diventato un tormentone ormai. Noi ci auguriamo che venerdì, lunedì, quando sarà 28-29, si pone fine a questa come farsa, perché davvero è una farsa. Chiaramente non si sa, non si riesce a capire, ecco, in Serie C sono ferme addirittura 7 squadre che non giocano, è diventato davvero, si facciamo ridere l'Italia, anzi il mondo, perché noi che abbiamo importato il calcio stiamo davvero facendo delle brutte figure. Non mi ripeto, la Serie B quest'anno, parlavo proprio con l'ufficio stampa della Serie C, Simonetti, mia cara amica, dissi, ho detto quest'anno la Serie B ha fatto praticamente peggio di quanto ha fatto la Serie C negli ultimi anni, perché davvero è il paradosso, tutti vogliono essere ripescati, 19, 20, 24, si sta giocando a tombola, ormai si è partiti così e bisogna continuare così, perché non puoi sconvolgere un campionato già iniziato. Quindi l'errore, se è stato fatto, si assume le responsabilità, la federazione in questo caso pagherà chi avrà diritto ad avere un risarcimento, però basta, perché noi vogliamo il calcio, vogliamo il calcio giocato, vogliamo il rotolare, vedere rotolare il pallone sul rettangolo di gioco, per cui basta i tribunali, ci siamo stanchi, ma ormai si è passate 19 squadre, si è voluto 19 squadre e si continua 19 squadre, anche perché ripeto, anzi è brutto anche vedere queste squadre che riposano, ecco, il caso del Benevento è dovuto un po' per le nazionali, poi un po' per il turno che gli toccava di riposo, addirittura 2 settimane ferme. Chiaramente l'ha fatto il Benevento, adesso è giusto che lo facciano anche gli altri, ecco. Assolutamente sì. Allora io direi di andare nuovamente in pubblicità, poi ritorneremo qui perché c'è ancora da sentire Mister Bucchi, deve arrivare Teglio. Per quanto riguarda la Salernitana, la società ha deciso di mandare soltanto Colantuono. Non lo capisco, cioè non lo capisco proprio. Però già è importante mandare il mister, sì. Dico la verità, perché è giusto che almeno il mister, certo, si assuma comunque la responsabilità. È venuto, si è prestato, chiaramente, però ecco, quello che volevo dire è che continueremo comunque a commentare anche chiaramente la prestazione della Salernitana, che dovrà rialzarsi quanto prima. Tra poco. Bene, rieccoci qui al Ciro Vigorito, viene sempre da dirmi Luca in studio, ma in realtà ricordiamolo, stiamo facendo una diretta direttamente dal Ciro Vigorito, dove hanno allestito per noi un bel salottino e in attesa bello. Di... ti piace? Vero bello, chi l'ha fatto? Iris, come Iris c'ha sempre i gusti sopraffini. Iris l'ha detto Samba, ma anche Raffaele Perrotta, chiaramente Raffaele, il nostro... Certo. E allora con l'aiuto della regia, dove vado proprio a ringraziare Paolo Romano, Andrea Bocchino che invece è qui accanto a noi per le riprese direttamente in questo salotto, con l'aiuto andiamoci a guardare proprio la quarta giornata, dove proprio questo derby ha aperto praticamente le
le danze con la vittoria del Benevento contro la Salernitana, un risultato pesante sicuramente, ben 4 le reti dei giallorossi. Poi ecco, si giocherà domani Carpi Brescia, Crotone Verona, Lecce Venezia, Palermo Perugia, Pescara Foggia, Spezia Cittadella, Cosenza Livorno, Padova Cremonese, riposerà l'Ascoli. Allora, sicuramente Luca, uno spettacolo quello di questa sera, una sfida importante tra due squadre candidate a far bene, perché al di là della sconfitta, lo abbiamo detto, la Salernitana resta una squadra molto forte da un punto di vista dell'organico, un ottimo allenatore, una squadra sicuramente candidata a far bene. Non sarà una partita, tra l'altro, nella primissima fase di questo campionato a tarpare le ali. Altre sfide importanti, io vedo un Crotone Verona, niente male. Sì, Crotone Verona sicuramente è una bella partita anche questa, partita tra due squadre che devono qui, chiaramente vengono date insieme al Benevento, le due squadre che dovrebbero vincere questo campionato. Sicuramente in questo momento il Verona ha qualche cosa in più con un Super Pazzini che è ritornato in Italia, è tornato a Verona e sta facendo bene, ha fatto 3 gol nell'ultima gara, quindi sarà sicuramente una bella partita. Assolutamente sì, guardiamoci anche la classifica, dove ecco vediamo un Benevento a quota 7 proprio grazie a questa importante vittoria al Vigorito, che ricordiamolo mancava da 33 anni, ma vediamo un Cittadella a 9 punti. Questo fa capire quanto sarà importante la sfida nel turno infrasettimanale di martedì tra Cittadella e Benevento, proprio perché ecco vediamo un Cittadella che finora non ne ha sbagliata una, quindi sicuramente sarà una sfida difficilissima. Poi insomma potete guardare benissimo le altre squadre che non si sono mosse, perché chiaramente è domani, poi si entrerà nel vivo di questa quarta giornata. Ma abbiamo Mister Bucchi, quindi io direi di entrare subito nel vivo di una partita che dà ulteriori conferme a questo Benevento, davvero un Benevento super. Complimenti mister. Ma complimenti ai ragazzi, perché credo che abbiano interpretato nel migliore dei modi questa partita. Abbiamo sicuramente fatto dei passi avanti, ma credo che di partita in partita ci debba essere una crescita per questo gruppo. Purtroppo abbiamo giocato poco, quindi anche tanti automatismi, anche il saper correggere alcune cose non andate bene si fa fatica solo con gli allenamenti, quindi abbiamo bisogno delle gare per poter anche sbagliare e migliorare. Stasera credo che abbiamo messo un po' insieme le due gare che avevamo giocato precedentemente, quindi cercato di correggere al massimo gli errori e cercando invece di fare quello che noi dovremmo fare sempre, cercare di giocare con qualità, con determinazione, non concedendo nulla agli avversari ed essendo cinici con la cattiveria di chiudere le partite nel momento in cui gli altri ci concedono qualcosa e sono un po' in difficoltà. Primo tempo dove la Salernitana ha concesso pochi spazi, è arrivato poi alla mezz'ora insomma questo gol di Cristian Maggio su una palla diciamo inattiva, diciamo così, da un cross. Nel secondo tempo, la prima mezz'ora, quindi prima che arrivasse poi il secondo gol, sembrava che la Salernitana era riuscita a metterla sul suo piano, ovvero sulla fisicità, quindi forse nel momento migliore possiamo dire dei Granata il Benevento ha colpito e poi chiaramente ha spostato completamente l'asticella. Ma credo che il passo in avanti sia in questo, cioè capire che purtroppo non tutte le gare puoi giocare 95 minuti nello stesso modo, attaccando, tenendo l'intensità di gara altissima. Ci sono i momenti fisiologici all'interno del quale, per un po' di stanchezza, per bravura o merito dall'avversario, la partita diventa magari quello che tu non vuoi, però devi essere bravo a saperla interpretare. Mi è piaciuto che nei primi 10-15 minuti della ripresa abbiamo saputo soffrire, ho visto gli esterni d'attacco rientrare sui quinti avversari, le mezzali continuare comunque sia a cercare di mettere pressione, Coda continuare a lavorare sporco sul play avversario, una difesa che comunque sia non ha concesso nulla. Ottime le letture di Pugioni quando c'era da darci una mano, e non abbiamo smesso comunque sia di cercare il gioco, che credo che sia determinante. Credo che sia più facile vincere giocando bene che vincere giocando male, quindi la nostra deve essere una ricerca del bel gioco, non fine al possesso sterile, ma fine a, come è successo tante volte, a trovare il momento giusto, il varco giusto per affondare, per far male. Queste gare
c'è bisogno di pazienza. La Serenità è una squadra attendista che ti aspetta dietro, con grande struttura, occupazione degli spazi, quindi è una squadra che ti concede poco. Aveva subito solo due reti ed entrambe su calcio piazzato, e venendo qui in un derby contro magari un avversario forte, sapevamo che ci avrebbero atteso, avrebbero aspettato, e siamo stati bravi a sbloccare su calcio piazzato, ad avere la pazienza e la lettura giusta di attendere il momento in cui ci hanno lasciato qualcosa, e siamo stati bravi poi a colpire e chiudere la gara. Quando si vince generalmente bene tutti, questa sera bene tutti, dalla difesa all'attacco, senza dimenticare il centrocampo. Però a me personalmente, poi mi dirai se ho ragione, è piaciuta moltissimo la fascia sinistra. Letizia in prota hanno lavorato benissimo, e poi ancora una volta invece complimenti a lei per i cambi, perché sul 2-0 si poteva pensare, magari molti allenatori all'italiana lo fanno, no, di mettere un difensore, non esiste, si mette Insigne, che è insomma lo stesso cambio di Ricci, ma anche una velocità maggiore, forse avrà pensato anche alle azioni in contropiede, e esce Coda, entra Asensio, premiato perché segnano Insigne e Asensio. Sì, al di là del fatto che hanno fatto gol, che quindi fa sempre piacere vedere che chi entra ha la voglia di determinare, io credo che sia importante il modo in cui uno entra, il messaggio che deve passare è quella che ci si può difendere anche attaccando. A me piace che la mia squadra non sia vogliosa di speculare sul vantaggio, ma che abbia la voglia di aumentare il vantaggio. Quindi credo che l'ingresso e il modo in cui sono entrati i giocatori sia determinante. Ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi e purtroppo molti stanno fuori, quindi vederli entrare con lo spirito giusto di chi sicuramente in questo momento magari può essere dispiaciuto, sta soffrendo perché magari non è stato scelto nell'undici di base, ma la voglia e la determinazione di incidere e soprattutto di dare una mano alla squadra, quindi segno che molti calciatori, credo tutti, abbiano scelto di mettere da parte l'individualismo per il bene del gruppo, e questo credo che sia l'aspetto che stasera mi è piaciuto di più. Luca, io ho tante altre curiosità, ma le riservo a dopo. Sì, mister, complimenti per questa bella vittoria. Sono d'accordo, fascia sinistra, tanta roba, però oggi ho visto un grande Viola che ha fatto geometrie, tante geometrie per la squadra. Ho visto anche Nocerino bene, che veniva una settimana non facile a Nocerino, ma soprattutto secondo me questa squadra ha iniziato a giocare a calcio, è stato importante, andando un po' a ritroso, la rimonta su Lecce, là è la chiave secondo me, no? Non so se è d'accordo, mister. Certamente riprendere una partita da 0-3 e ribaltarla, addirittura rischiare di vincerla, credo che ti convinca di quanto potenziale hai, e quella partita ci ha dimostrato che noi abbiamo grandissime qualità, ma quello che abbiamo sbagliato nell'approccio di quella gara era l'atteggiamento. Quindi con il giusto atteggiamento le nostre qualità poi emergono, e all'interno del gioco credo che poi ci si diverta, no? Quindi io vedo una squadra propositiva che ha voglia di giocare, di costruire, di finalizzare, ha voglia di vincere e lo fa divertendosi, questo credo che sia la cosa più importante. E quando si sbaglia atteggiamento poi si diventa una squadra come tutte, vulnerabile, quindi prendi tre gol con Lecce, rimetti in carreggiata il Venezia, rimetti in carreggiata l'Imolese nella gara di Coppa Italia, e quindi sono questi gli step di maturazione di una squadra, ma questi arrivano anche attraverso le partite, attraverso qualche giusta musata che ogni tanto bisogna prendere per capire che si è bravi, però l'essere bravi non basta, si vicino non ci si mette l'abnegazione, la dedizione, l'atteggiamento, il cuore che questa squadra ha, e quindi dobbiamo continuare a crescere. Mi d'accordo come su Viola e Nocerino oggi hanno fatto grande parte, una bella parte tutti e due, soprattutto Viola. Nocerino un po' meno. Sì, anche del Pin, sì. Chiedo scusa, sì. No, anche perché sei amico di Lorenzo, quasi sì, offende, sì, insomma, se non l'hai Lorenzo visto in campo. Lorenzo tanta quantità ha dato, è entrato, ha dato quantità alla sì, squadra. Al posto di Bandinelli, che un po' meno, ecco, rispetto a Venezia. Forse ha avuto più difficoltà nel trovare gli inserimenti e gli spazi. Ma allora, nel ragionamento c'è anche che Bandinelli oggi era la seconda gara che ha giocato, e noi di squadra ne abbiamo giocate poche, 5 se contiamo anche la Coppa Italia, ma in mezzo ci sono state talmente tante pause che rendono anche vane le altre gare giocate, quindi in questo momento stiamo prendendo un po' di continuità,
Quindi è fisiologico avere anche prestazioni, non ti dico altalenanti, ma leggermente sottotono rispetto a una prestazione dove aveva fatto un assist, una doppietta, e quindi era anche impossibile replicarla. Però a me è piaciuto molto Bandinelli nella gestione, nel sacrificio, nell'indole, nell'essere sempre dentro la gara, quindi mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto il modo in cui Lorenzo è entrato, non solo stasera ma in tutte le gare in cui è entrato, ha sempre dato il suo contributo con grandissima abnegazione, veramente entra con lo spirito di chi sente questa squadra sua, e quindi gli dico bravo, molto bravo. Sì, in effetti ti dico, l'unica variazione che mi aspettavo, perché poi uno quando fa la formazione la fai sulla base della logica, della continuità, però pensavo ad un Del Pinto dal primo minuto, perché proprio in virtù degli errori che sono stati commessi a Venezia, e che nel guardarli ingenuamente si può dare la colpa ai difensori, quando in realtà col modo di gioco di Bucchi, se il centrocampo non fa da filtro con una difesa alta i difensori vanno in difficoltà, Viola non l'ha fatto, Teio è più sbarazzino, mi aspettavo un Del Pinto dal primo minuto, però poi in effetti Bandinelli ha fatto un po' questo lavoro maggiore. Sì, io non credo che i problemi si risolvano cambiando calciatore, credo che si risolvano cercando di far capire che debbono fare più cose, e quindi siccome è un giocatore di qualità e sanno fare più cose, credo che ognuno di loro debba quotidianamente cercare di migliorarsi. Poi ci sarà spazio per tutti, perché sicuramente Del Pinto, come Nocerino, che oggi erano fuori, sono dei titolari, quindi in un campionato lungo, stressante come questo, ci sarà il momento per dare spazio a tutti, perché veramente non lo dico come frase fatta, perché non regalo niente a nessuno, però non credo che in questa squadra ci siano delle alternative. Io credo ci siano tanti giocatori forti, in base al momento faccio delle scelte e spero di beccarci. Ecco. Come sta Coda? Poteva passarla al momento l'occasione Ghiotta Cavuto, poteva passarla Insigne, ha voluto tirare perché si vede insomma che freme, vuole segnare, manca il gol da parecchio e poi contro la sua ex squadra, però è stato anche sfortunato perché si è infortunato, se insomma possiamo sapere come sta. No, Massimo è uscito per crampi, e quindi sì, ma questo è testimonianza di quello che io voglio da lui, voglio che lui lavori per la squadra, debba stancarsi nel far vedere i suoi compagni che lui, oltre alle sue grandissime qualità nell'area di rigore, sa giocare per la squadra, ci fa giocare bene e ci dà una grande mano quando la palla ce l'hanno gli altri. E credo che in questo momento sia lui che Asensio stanno mandando un messaggio importante a questa squadra, cioè di mettersi al servizio, di non essere prime donne, e poi i gol arrivano. E i nostri due attaccanti hanno fatto 2 gol in 3 partite, cioè ognuno dei due ha fatto già un gol, quindi cioè, non sono brutte medie, e non bisogna preoccuparsi se per 1, 2, 3 partite non si segna. Il lavoro per la squadra è determinante, non hanno fatto gol ma noi abbiamo fatto già 10 gol in 3 partite, quindi credo che ci sia una loro importanza, anzi determinante, proprio nello sviluppo dell'azione offensiva. Quindi sono contento di come lavorano, di quello che fanno e del fatto che hanno voglia di migliorarsi. In vista di questa panchina lunga importante martedì, da un lato mi aspetto il turnover, dall'altro mi chiedo che tipo di turnover sarà, cambiarne in tanti o evitare di perdere poi quella sorta di continuità ed equilibrio contro un Cittadella che nel vedere le partite non è una squadra che gioca benissimo, però una squadra che fa male. La Cittadella è una squadra forte perché cambia pochissimo, ha lo stesso allenatore che è molto bravo, gioca nello stesso modo da tanti anni, quindi è una squadra che ha tantissime certezze, ed in questa categoria è una certezza, non a caso è punteggio pieno, ed è una squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà come tutte. Per quanto riguarda chi giocherà è una valutazione che sinceramente farò nei prossimi giorni, come ho detto io in conferenza non amo fare progetti a lungo termine, mi piace che si ragioni di partita in partita, era importante preparare al meglio questa gara e venire fuori anche con l'entusiasmo giusto per guardare con fiducia la prossima, e adesso tra domani e domenica vedremo un attimo le condizioni di chi ha giocato, la voglia e la determinazione di chi invece è stato fuori e ha voglia di esserci.
Chiude Luca. Mister, grazie cara. Mister, si aspettava questa Salernitana? Primo tempo avete dominato, secondo tempo un po' meglio forse la Salernitana all'inizio, poi ha dato quel bel gol di Improte che ha tagliato poi le gambe alla Granata. Si aspettava questo tipo, questa Salernitana, la verità? Sì, mi aspettavo questa squadra, una squadra che si sarebbe chiusa dietro aspettando di poter partire in contropiede, cosa che aveva fatto molto bene con il Padova. E quindi la cosa difficile era sbloccare il risultato. Una volta sbloccato il risultato si è stati bravi a tirarli un po' fuori, perché ovviamente per riprendere il filo della partita dovevano sbilanciarsi un po', dovevano venire un po' con tanti uomini nella nostra metà campo, e quindi siamo riusciti a fare quello che avevamo pensato di fare, che non è sempre facile, però siamo stati bravi perché abbassandoci leggermente abbiamo permesso loro di venire e lasciarci spazi che volevamo per andare magari a chiudere la gara. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie, buona serata. Bene, ringraziamo Mister Bucchi. Abbiamo già pronto Teio, l'altro protagonista dei giallorossi che hanno firmato questa importante vittoria contro la Salernitana. Prego, puoi raggiungerci qui in questo salottino. Ti hanno preceduto Improta, Insigne, che tra l'altro ci ha anche detto che ad un certo punto ti ha bacchettato per un tuo passaggio non preciso, lo ricorderai. Sì, sì, le ho chiesto scuse perché comunque era una giocata che dovevamo fare bene per andare in porta. Non l'ho potuto fare bene, ho voluto sbagliare, però vabbè, accetto le sue... sì, sì, ci stavo, quindi... Sei un centrocampista particolare, ti muovi tantissimo, spazi parecchio, spesso ti allarghi anche molto rischiando un po' di calpestare i piedi agli esterni, però insomma non dai dei punti di riferimento come centrocampista. Sono le tue caratteristiche? Te lo chiede Mister Bucchi? Sì, sì, penso che sono un giocatore che non gli piace stare fermo, che gli piace sempre muoversi, e il mister gli piace e quindi lo faccio anche con voglia. Poi i miei compagni mi conoscono un po' e sanno che mi piace muovermi, che sto sempre in movimento. Poi in campo ci capiamo. Nel primo tempo, ricordo, poi mi aiuterai, il minuto non l'ho segnato, ma hai fatto un recupero incredibile da difensore, insomma. Questo è anche quello che vuole Bucchi, no? Sacrificarsi. Sì, sì, lui lo vuole, e tutta la squadra, e poi secondo me è una mia qualità, che mi piace sempre... prendere la palla e giocare il 100%, dare tutto per la squadra. Luca. Sì, una domanda anche da parte mia. Vittoria importante, 4 gol in un derby. Ho fatto la domanda al mister Bucchi, lui è stato molto, diciamo, sfuggevole, non nella risposta. Ti aspettavo questa Salernitana? La verità, la Salernitana che si era parata gran bene, aveva battuto il Padova in modo netto 5 giorni fa. Primo tempo avete avuto voi il pallino del gioco, non è mai entrato in gara la Salernitana, non si condotto in porta. Vabbè, aspettavamo una squadra che ci veniva a prendere, sappiamo i giocatori che hanno, sappiamo che sono giocatori cattivi, che non ti fanno prendere la palla. Noi abbiamo gestito bene i primi 30 minuti, poi col gol di Maggio, e penso che loro hanno dovuto uscire un po' e noi siamo stati bravi a trovare gli spazi. Quindi voglio dire, non ti aspettavo questa Salernitana alla fine, cioè voglio dire, non ti ha deluso, ecco, la domanda è questa squadra, oppure ti aspettavi qualcosa in più, al di là adesso del gol di Maggio, che poi ha anche, diciamo, chiaramente loro devono fare la partita in contropiede, poi hanno subito il gol. Comunque aspettavamo quella squadra lì, aspettavamo che loro prendevano la palla e la mettevano su, l'aspettavamo loro. Però, come ti dico, siamo stati bravi a gestire la palla e poi col gol penso che abbiamo trovato gli spazi. Questo 4-0, quanto, tu che sei un giovane, quanto ti carica? Molto, perché comunque ti dà confidenza per la prossima partita, e ti dà gioia per continuare a giocare, ti viene quella voglia di giocare subito la partita contro il Cittadella. Penso che dobbiamo stare con piedi a terra e pensare partita dopo partita. Siete la squadra più forte del campionato? Sì, sì. Quanta carica vi ha dato il Vigorito e questi tifosi, insomma, che già con Lecce vi hanno aiutato poi a pareggiare? Sì, sì, penso che i tifosi sempre ti danno una mano, sempre. Poi grazie, perché sono venuti tanti, ti posso giurare che in campo si sente.
E quanto quanta mano vi dà, quanto aiuto vi dà la panchina, no? Questi giocatori che sono lì, è bellissimo vedere, no, al momento del gol tutti i partecipi entrano dentro, insomma non è semplice per chi sta in panchina, anche perché insomma la qualità è veramente elevata, però si vede proprio in questi momenti una grande unione, un gruppo che sa accettare anche, ecco, determinati momenti, no? Sì, secondo me questa è la nostra forza, questa è qualcosa in più che abbiamo, perché non è facile avere una squadra così di tanti giocatori bravi, e non, è ancora più difficile fare un bel gruppo, e se fai il gruppo secondo me hai già un passo in più avanti, quindi secondo me questa è la nostra forza e dobbiamo sempre continuare così, stare sempre così uniti e non lo so, e non mollare mai. Quando si è formato questo gruppo, tra l'altro ricordiamo l'ex novo, no, di tutti i giocatori nuovi con la maglia chiaramente del Benevento, poi alcuni di voi hanno giocato assieme nelle passate stagioni, si è già formato in ritiro o si è formato qui nel Sannio partita dopo partita? No, in ritiro, poi tanti giocatori ci conoscevano di altre squadre, e quindi penso che l'hanno fatto subito, perché anche abbiamo tanti giocatori del sud e quindi... diciamo che sono più calorici e ti fanno entrare più in famiglia, più in gruppo. Volevi fare il gol a Mikai, di la verità, eh? No, lui abbiamo un bel rapporto e volevo far gol perché volevo far gol, però vabbè, è andata un assist a Asensio e comunque ha fatto gol, quindi sono contento per quello. Raccontaci un po' com'è Mister Bucchi, come se la cava proprio con una panchina così lunga, come riesce a motivarvi tutti, a non fare arrabbiare chi magari poi in quella giornata non è chiamato in causa, come fa? È già andato via, cioè, è ancora lì. Puoi parlare. No, vabbè, ma lui, sei sicuro che lui non vede dopo questo? No. No, lui è bravo a gestire la squadra, è uno che ti parla, è uno che sta sempre di fianco, che ti dice le cose in faccia, che ti dà sempre una mano, quindi su questa cosa è molto 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 bravo. E il direttore Foggia? Anche lui è uno che si fa parlare, uno tranquillo, che te li puoi avvicinare, le puoi dire le cose senza dubbio, senza nessuna cosa che... nessuna paura per me. No, perché non è, a vederlo da fuori, un gruppo facile da gestire, perché ci sono tanti giocatori di esperienza che magari, ecco, hanno un'esperienza tale da essere quasi pari ad un allenatore, a un direttore sportivo, parlo di Nocerino, parlo di Maggio, e poi questi giovani ma di grande esperienza in Serie B, anche insomma un po' tra virgolette, non voglio dire pazzi, ma con un caratterino, perché lo si vede, insomma, no? Sì, però come ti dico, lui è bravo a gestire queste cose, anche la personalità di ognuno è molto diversa, quindi lui è bravo a gestire tutta la squadra, e poi siamo dei ragazzi fenomenali, cioè non posso dire niente di, non ti posso dire niente di nessuno, perché siamo una bella squadra, giovani se non bravi ragazzi, quindi si c'è prima questo e l'altro non conta. Tu come sei? Che ruolo hai in questo gruppo? Sei quello magari che insulta di più, che le subisce di più, ecco, che, come sei tu? Un tipo tranquillo? No, io sono molto tranquillo, moltissimo, e loro ogni tanto dicono sveglia così, però sono sempre avanti, quindi sono tranquillo, e chi scherza di più ci sono gli altri, però vabbè. Luca, ti è piaciuto Teio? Sì, è un giocatore che, allora ti devo dire, contro il Lecce non mi piacque tanto, poi è cresciuto tantissimo la sosta, e non so se sei d'accordo. Sì. Ecco, d'accordo, quindi ho visto Lecce un po' evanescente, però poi... considera che ha visto in campo Nocerino questa sera, quindi non lo considererei molto il complimento della crescita dopo. Quindi praticamente, a parte questo, hai fatto una buona partita, quindi stai crescendo. Ecco, la domanda che ho fatto prima, mi sembra Insigne o Anprota, quanto è stata importante questa doppia sosta? Poteva essere una lama a doppia taglio, nel senso che può essere stato il fatto che uno perda il ritmo partita, però può essere anche importante a recuperare anche mentalmente, no? Voglio dire, il passo, mezzo passo falso in casa con Lecce. Sì, hai ragione, comunque non mi è piaciuta neanche a me la partita che ho fatto, però piano piano si cresce,
devi imparare gli errori che fai, no? Quindi penso che ho sbagliato, ma quella sosta che abbiamo avuto ci ha dato confidenza, tanta confidenza. E poi ho giocato bene contro la partita scorsa e oggi penso che stiamo crescendo, quindi pensiamo a partita dopo partita, piano piano ci arriviamo all'obiettivo che vogliamo. Va bene Luca? Sì, va bene così. Allora liberiamo te, io ancora complimenti, chiaramente in bocca al lupo per martedì. Grazie mille. Bene, allora liberiamo te e chiediamo al nostro Carmine Quaglia di raggiungerci. Lui chiaramente è l'inviato, no, della Salernitana, per cui è anche giusto ora spostarci un po', Luca, sul fronte Salernitana. Abbiamo avuto soltanto mister Colantuono, ci sta, perché insomma chiaramente è stata una sconfitta pesante. Come si rialzerà questa Salernitana conoscendo anche un po' il mister e conoscendo gli interpreti, no, di questa stagione Granata? Beh, si ripartirà in chiave Granata con il turno infrasettimanale contro l'Ascoli, che ha riposato, almeno riposerà in questo weekend, quindi non un affare da poco. C'è da dire che ha perso Javan Anderson anche con un brutto infortunio, attendiamo anche delle comunicazioni ufficiali, perché comunque il giocatore ha lasciato il campo in barella e con un collare, quindi probabile anche un controllo in ospedale al Rummo, e poi si valuterà ovviamente la condizione fisica. Certo Casasola esce malissimo da questo confronto nel 3-5-2, davvero corsa ampia per il Benevento, e il vantaggio che ha creato il Benevento in tante situazioni di gioco, e direi un particolare rispetto al match vinto contro il Padova al 30esimo, il gol di Ditacchio, questa volta al 30esimo è arrivato il primo gol di maggio, e poi praticamente l'effetto contrario anche nell'ottica del contropiede, perché l'inserimento di Lamine Yalob era davvero improntato verso questo gioco che poteva essere palla lunga verso il Gambiano. Questa volta invece ha avuto l'effetto contrario, perché con gli spazi il Benevento ha dimostrato tutto il suo strapotere. Ecco Carmine, una mia curiosità la chiedo a te, poi dopo chiaramente se vuole entrare in gioco anche Luca. L'ha preparata male Colantuono, oppure il Benevento ha delle caratteristiche tali da mettere in difficoltà una Salernitana molto più fisica ma che fatica di più nella costruzione del gioco? Il 3-5-2 ha dato delle garanzie con il Padova, ma già nel recente passato qualche indicazione con un altro modulo la Salernitana ha prodotto, perché un 4-3-1-2 si è visto a Lecce e ha garantito il pari. 3-5-2 diciamo che era un evento obbligato, motivato dalla vittoria per 3-0 contro il Padova. Praticamente Colantuono si è ritrovato a schierare questa formazione quasi in modalità obbligata, era difficile motivare una sostituzione, ha soltanto inserito Yalov dal primo minuto rispetto a Bocalon, che tra l'altro non è entrato, e secondo me anche in ottica turnover ha inserito Vuletic per garantire minuti in campo, evitando quindi una ricarica fisica su Bocalon. Ci sono tanti dettagli che sono mancati, tra l'altro nel 3-5-2 è difficile vedere lo schieramento con Di Gennaro, che può essere più il trequartista per questa formazione. Colantuono, Luca, è stato chiaro, ha detto che nel primo tempo non si sente di dare colpe alla sua Salernitana, perché ha parlato di un primo tempo equilibrato. Poi nel secondo tempo gli è piaciuta la sua Salernitana, la prima mezz'ora, e poi chiaramente insomma sulla ripartenza il Benevento in quel caso ha fatto la differenza. Questa è la chiave di lettura di Colantuono. Non sei d'accordo? No, perché volendo essere proprio precisi, la Salernitana ha regalato sempre un primo tempo agli avversari, l'ha regalato anche a Lecce se ti ricordi bene, l'ha regalato anche col Palermo in casa, quindi diciamo anche contro il Padova, no? Che ha fatto questa bella partita, ha sciolinato questo bel calcio, è stato fortunato che Iallo è entrato, ha spaccato la partita mettendo quei due cross per Casasola e per Anderson, che sono andato, però ripeto, non che gioca un bel calcio, partiamoci, anche perché io sinceramente io sarei venuto a Benevento non con un 3-5-2, un modo un po' antendista, e contro questa squadra che ha un potenziale offensivo importante, secondo me ha sbagliato, è troppo rischioso. Chiaramente la forza, la tecnica della squadra locale dei Sanniti ha fatto la padrona, fino a un certo punto la forza fisica sì, però comunque quello che cioè le palle a terra, io ho visto il Benevento tre passaggi sotto porta, voglio dire, chiaramente ci sono secondo me colpe del tecnico, perché ripeto, questa squadra non mi è mai piaciuta. Ma no, perché adesso dico che okay, abbiamo perso, uno che perde 4-0, che cosa vuoi dire?
non c'è niente da dire. Perso 4-0, bisogna lavorare. Però è anche vero, per cronaca, dire che nel primo tempo questo centrocampo a 5 aveva un po' messo in difficoltà il Benevento, sì, perché Viola inizialmente non riusciva a trovare la posizione. Insomma, il risultato è stato sbloccato da una palla inattiva con questo cross per Cristian Maggio. Lì è andata in difficoltà la Salernitana, perché nel momento in cui ha dovuto fare la partita ha lasciato gli spazi, e se lasci gli spazi al Benevento, il Benevento ti punisce. Quindi fino a quando non c'era il gol, insomma, era riuscita a chiuderli, sì, bene gli spazi, perché il Benevento faceva fatica, però, molto confusionaria la ad andare al tiro. Sì, però confusionaria, perché io non ho visto Di Tacchio, ecco, anche Di Tacchio è mancato oggi al centrocampo, non so se sei d'accordo con me. Di Tacchio che va di rottura, ma sono d'accordo con Sonia, ovvero che quando è arrivato il gol di Maggio l'effetto si è ribaltato, quello che doveva essere attendismo doveva trasformarsi, sì, sì, poi in soluzione d'attacco, e quello è mancato effettivamente, ecco. Forse l'avrebbe dovuto già fare qualche sostituzione. Schierare praticamente Migliorini da centrale, scalando poi Casasola da quarto di difesa e non più da cinque a centrocampo, e a quel punto cambia tutto, e poteva anche essere questa una chiave tattica. Diciamo che si è giocato anche un cambio, è stato costretto, sì, insomma, sì, all'inserimento di Puscino per l'infortunio di Anderson, quindi, sì, ha dovuto cambiare ruolo per ruolo, sì, però insomma forse qualcosina doveva farla prima, più tempestivamente. Però, anche Boccaloni, io me lo sarei aspettato, perché non pensare a martedì, pensa a giocartela stasera. Sì, io non vedo, non ho visto nemmeno questo grande Anderson, la verità, cioè, sulle fasce abbiamo fatto ridere, secondo me la serietà non mi è piaciuta oggi, è la verità. Quindi con Puccino un po' troppo tardi di mettere Puccino, però adesso al di là di questo, questa squadra oltre di Tacchio, di Gennaro è entrato, sì, ma non ha inciso. Un'altra delusione è Castiglia. Castiglia ha fatto un grande precampionato, un grande inizio, oggi ho visto un giocatore spento. Non so se sei d'accordo con me. Sono d'accordo, aggiungo anche che dal dettaglio che emerge per il centrocampo, Akpak Pro è stato il più convincente, no, in questi turni, ed è anche un, diciamo, benino, inaspettato anche il valore di questo giocatore, che è arrivato lo scorso anno ed era comunque tra le seconde fila, invece ora si ripresenta anche con un ruolo non marginale, anzi di quelli importanti per questa rosa. L'avevo chiesto a Luca, lo chiedo anche a te. Una sconfitta anche così pesante può far cambiare le mire a questa Salernitana? È una Salernitana ancora proiettata verso qualcosa di importante nella testa, perché insomma, il campionato è lunghissimo. Ci siamo sentiti nel corso di Granatissimi, e poco dopo la tua telefonata, l'intervento telefonico, parlavo con gli ospiti in studio e dicevo, secondo me il Benevento è già pronto, la Salernitana può essere una formazione valida per i playoff. Colantuono poco fa lo ha detto qui, dobbiamo capire il nostro valore e non legarci troppo alle formazioni di vertice in questo momento, quindi indicando nel Benevento una formazione da primi tre posti sicuro o anche oltre. Salernitana che deve inserirsi nel gruppo di dietro, restare lì fino a gennaio, che lo dicevamo anche nell'ultima occasione di Offside, può arrivare qualche intervento sul mercato che può aggiungere ancora più forza a questa rosa che è già profonda, ma che nel confronto diretto con una big è calata e non poco. Luca, tu sei insomma di Salerno, vivi la piazza, come reagirà a questa sconfitta, una piazza molto vicina alla squadra, ma una piazza che è sempre stata anche molto esigente? Sì, io conosco bene il pubblico di Salerno, chiaramente è una piazza che è esigente, come un po' tutte le piazze. Chiaramente ho notato che fine gara non ha avuto, nonostante la sconfitta, hanno applaudito, mi sembra di aver visto, quindi significa che hanno anche, tra virgolette, apprezzato, no, l'impegno della squadra, hanno visto che forse che il Benevento era nettamente più forte della Salernitana. Chiaramente la squadra va incoraggiata, e sicuramente la cosa positiva forse che il fatto che si giochi già martedì, e il fatto che possa, ripeto, accantonare un attimo questa sconfitta nel caso in cui dovesse esserci questa vittoria, perché ricordiamo la Salernitana avrà due partite in casa, martedì con l'Ascoli e poi il Verona, quindi sentitissima, il Verona già da tempo, quindi chiaramente qua bisogna lavorare. Il tifoso e sicuramente il più accanito sarà scontento di questa sconfitta. Poi le sconfitte nel derby fanno sempre più male, e nel giorno di San Matteo farà ancora più male, ovviamente.
fatto male, però ecco, ripeto, e forse la cosa che lenirà un po' la sconfitta, il fatto che si gioca martedì e quindi possa, con una vittoria si possa dimenticare e strappare questa, diciamo, questa brutta sconfitta. E poi forse anche la maturità di pensare che perdere in trasferta contro una squadra retrocessa da là e quindi candidata a risalire direttamente ci può stare, insomma, vincere avrebbe fatto la differenza, avrebbe catapultato la Salernitana anche oltre, no? Forse troppo, ma oltre. Però, cara, perdere però, ecco, perdere non può deprimere. Così netto. Però va anche vista la partita. Nel momento in cui perdi 2-0 ti sbilanci, ci può stare che perdi 4, 5, 6. La traversa, ricordo anche la traversa. Va evitato però, francamente va evitato. La traversa gli aveva fatto. Esatto. Quindi io non ho contato un tiro in porta, non ho visto un tiro in porta di giallo. Juric inguardabile stasera. Solo i primi 10 minuti della ripresa, poi da lì, dal 2-0 è stato mister un... deve lavorare, secondo me deve lavorare e secondo me deve anche pensare, perché questa squadra secondo me non è per il 3-5-2, questa la dico la mia. Poi, beh, è l'enigma d'inizio stagione e il 3-0 col Padova ha indicato la strada verso il 3-5-2 con formazioni di un tipo, forse sì, con altre formazioni come nel caso del Benevento, che ha una forza offensiva di grandissimo livello, c'è davvero grande difficoltà nel coprire. Aggiungo soprattutto, l'abbiamo sottolineato prima, il ruolo di Casasola, che effettivamente da quinto di centrocampo contro formazioni come il Benevento, che sanno spingere nell'uno contro uno, ha delle difficoltà non tanto nella fase di copertura, perché è un difensore, ma non da quinto di centrocampo, bensì più da uomo che può chiudere in difesa in un pacchetto a tre o a quattro. Faccio un po' anche però l'avvocato del diavolo, no? Nel senso che non può neanche dopo una sconfitta diventare nuovamente il problema il modulo, perché se la risposta col Padova del 3-5-2 è stato positivo e il mister ha puntato sulla continuità, non possiamo poi, però, per una sconfitta, ti dico, perché sì, è anche vero che parlando proprio del Benevento non aveva molto convinto il 4-3-3 contro il Lecce, un centrocampo che era andato in difficoltà. C'era stata una critica anche molto esagerata al di là, insomma, del pareggio, perché dice una volta che ingabbi il gioco, ingabbi Viola, ingabbi il gioco, bisogna trovare delle contromisure. Mister Bucchi le contromisure non le ha trovate cambiando modulo, le ha trovate nella crescita degli interpreti per quel modulo. Quindi io dico, conviene, perché l'anno scorso, due anni fa, sulla Salernitana è sempre piovuta l'incognita del modulo. Ricordo che addirittura Lotito dettava i moduli ai suoi allenatori. Forse c'è bisogno di una continuità, non si può bocciare un modulo per una sconfitta, quello dico io, al di là del 4-0 che può sembrare pesante, ma contro una squadra in salute, perché non ci dimentichiamo che la Salernitana veniva da un'importante vittoria col Padova, il Benevento veniva da una trasferta dove veramente ha dettato legge a Venezia, non la vittoria ma proprio la trama del gioco che c'era stato. Però, ci può stare una sconfitta, sì, a Benevento, però, questo ecco cerco di dire. Favore della Salernitana, però, di mister Colantuono, perché vanno sottolineati anche i meriti del Benevento. Sì, ecco, i grandi meriti del Benevento, attenzione, grandi meriti del Benevento. Però io vorrei fare un passo indietro, hai vinto sì col Padova, mantenendolo il 3-5-2, però attenzione, il Padova tra l'altro è una neofita in Serie B, però aveva fatto bene fino ad allora, punti, non voglio, pari col Verona, vittoria col Venezia. Sì, sono d'accordo, però andando a ritroso, contro il Palermo tu parti col 3-5-2 e poi ti metti col 4-3-1-2 con Di Gennaro, così hai fatto anche a Lecce, ha regalato sei un primo tempo, però col 4-3-1-2 poi c'è stato tutta un'altra storia, non è vero che poi il preso di Bocalon e il gol di Castiglia nel finale. Quindi chiaramente sono d'accordo con te, gran merito del Benevento, però una sconfitta su cui il Colantuono deve riflettere, cioè una sconfitta che comunque è abbastanza pesante. Siamo alle battute finali, vi faccio questa domanda a entrambi. Prima a te, cambierà allora a questo punto martedì in vista della sfida con l'Ascoli modulo, cambierà qualcosa con l'Antuono? Ti dico la verità, io oggi ho visto, se ti ricordi la domanda gliela feci proprio a Di Tacchio sabato, domenica scorsa, il duo Di Tacchio potrebbe giocare Di Tacchio con Di Gennaro, e quindi oggi mi ha accontentato il mister, vi siete due in campo, anche se ripeto, secondo me Di Tacchio un po' più arretrato e Di Gennaro un po' più alto. Faccio un attimo un passo indietro. Dobbiamo dare merito al Benevento e non soltanto demerito alla Salernitana, che sia ben chiaro. Il discorso è che se avevi delle certezze
contro il Padova oggi le ha perse totalmente. Quindi forse ripartire da altri 5-2 può essere una base di solidità, ma dall'altra parte bisogna comunque ragionare su quello che può essere l'aspetto positivo di questa sfida, ovvero capire che forse contro le big del campionato non hai ancora lo stesso passo, devi trovare però gli accorgimenti giusti anche con lo stesso 3-5-2 per giocare alla pari con diverse formazioni di questo campionato, perché obiettivamente oggi abbiamo visto delle difficoltà nette ad un certo punto anche dal punto di vista mentale, perse alcune certezze, la difficoltà è stata evidente. E ora ve lo sposto invece sul Benevento, Luca, per chiudere, come il Benevento dovrà affrontare questo Cittadella che è una squadra sicuramente in salute. Io mi aspetto un po' di turnover perché è evidente, certo, che ha una squadra, ha una panchina importante, se non la utilizzi in questi casi poi rischi di perdere qualcosa. Come la vedi tu, come la preparerà Mister Buc e cosa non dovrà commettere il Benevento in questa sfida, in trasferta, ricordiamolo? Sì, innanzitutto deve giocare con la naturalezza che ha giocato oggi, una squadra che si permette il lusso di avere giocatori in panchina come Asensio che entra e segna, giocatori come del Pinto che ha dato tanta quantità al gioco del Benevento, chiaramente Insigne che entra e segna, cioè voglio dire ha tutti i requisiti per poter far bene a Padova. Attenzione, l'errore che deve fare, che non deve sottovalutare, il fatto che hanno vinto due partite, sai, uno può anche già montarsi la testa, quindi sette gol giusto, perché a Venezia 7 gol, Venezia 3 gol, dico bene, sette gol in due partite, dicevo, sette gol in due partite, quindi significa che la squadra è in salute, quando fai sette gol, voglio dire, sei in salute, sette gol ne subisci solo due, quindi sì, la squadra è in salute, quindi chiaramente l'errore che deve fare è che non deve sottovalutare l'avversario, tutto qui. Per il Benevento la prima volta del clean sheet, ovvero della porta inviolata, dimostrazione di forza anche in difesa, è chiaro che la Sanità ha avuto delle difficoltà, ma bravo il Benevento a sapersi opporre, e soprattutto aggiungo anche la prova che ha mostrato questa sera Billong, che da uomo legato spesso anche a una finestra di mercato in uscita, invece sta trovando solidità anche nelle difficoltà di un pacchetto arredato che, ricordiamo, vede ancora le assenze di Tuia e soprattutto di Costa. Assolutamente, mi hai dato un assist proprio per affrontare velocissimamente questa tematica proprio con i tifosi del Benevento, dove spesso si è parlato di emergenza difensiva. Veramente Billong era in uscita fino all'ultimo giorno di mercato, si è fatto di tutto per provare a cederlo anche chiaramente al mercato estero. Alla fine, insomma, un colpo non in uscita che si è rivelato fondamentale, perché nel momento in cui sono venuti meno sia Tuia che Costa, che tra l'altro non credo saranno recuperabili per martedì, e questo diventa un problema perché chiaramente parliamo comunque di una sfida ravvicinata, almeno insomma c'è stato l'anticipo sotto questo punto di vista. Fa capire l'importanza di avere ora Billong, che chiaramente dà una maggiore esperienza e soprattutto una crescita di condizione del calciatore, perché non ce lo dimentichiamo, a Venezia era un po' più lento, ma non giocava una partita per intero da tempo. Queste sono cose che chiaramente nell'analisi, poi nella valutazione di un giocatore, bisogna fare. Questa sera lo abbiamo visto anche bene in velocità, in qualche recupero, no? Spesso insomma i difensori sono costretti a farlo per questa difesa alta, e lo ha fatto veramente bene, proprio perché è il segnale insomma che è una condizione in crescita, anche perché insomma lo scorso anno effettivamente è stato un po' demonizzato, ma un giocatore che poi ha giocato veramente poco, non gli è stata data tanta chance perché c'erano le alternative. È chiaro che se noi avessimo dovuto fare una valutazione sulla base del girone di andata, avremmo dovuto eliminare, o meglio l'allenatore De Zerbi avrebbe dovuto eliminare Letizia, Viola, erano giocatori che chiaramente in quel momento non stavano dimostrando qualità. Allora è stata data la continuità, la crescita e poi la dimostrazione nel girone di ritorno di essere giocatori all'altezza. Per Billog e anche Costa, sperando che si riprenderà quanto prima, può essere questo il vero banco di prove, dimostrare che forse non erano così polli lo scorso anno, magari non saranno giocatori di una Serie A ad alti livelli, ma non sono sicuramente dei polli in Serie B, ecco. Certo, vabbè, mio nonno è un giocatore comunque, quando c'è concorrenza in un reparto
gioco forza, il calciatore che tra virgolette dovrebbe essere la riserva cerca sempre di metterci il mille per cento. Sta cadendo in attacco perché obiettivamente Asensio sta volando verso una maglia da titolare a breve. Quindi voglio dire, la panchina lunga sono, come disse anche il mister Colantuono, l'ha detto anche il mister Bucchi, voglio dire, è un bel problema, però comunque è un piacevole problema perché avere giocatori importanti di riserva è sempre comunque utile. Guardiamoci ora la quinta giornata, perché prima nella prima parte abbiamo visto questa quarta giornata che deve ancora giocarsi perché c'è stato soltanto l'anticipo di Benevento Salernitana. Abbiamo adocchiato velocemente la classifica perché è veramente provvisoria. Guardiamoci però una quinta giornata che praticamente si consumerà tra qualche giorno: Brescia-Palermo, Cittadella-Benevento, Livorno-Lecce, Perugia-Carpi, Pescara-Crotone, Salernitana-Ascoli, Verona-Spezia, Cremonese-Cosenza, Foggia-Padova. Riposerà in quel caso il Venezia. Abbiamo già commentato quindi una Salernitana che dovrà rialzarsi quanto prima e farlo già contro l'Ascoli. Una sfida non semplice perché, Carmine, giustamente dicevi bene tu, l'Ascoli riposa, per cui sarà più pimpante, però forse per la Salernitana è un bene che venga subito questa sfida per scacciare subito praticamente i fantasmi. Per quanto riguarda il Benevento, ennesimo banco di prova importante. Per me lo era già con la Salernitana dopo la vittoria col Venezia, era fondamentale far bene in un derby, non semplice in quanto derby, difficile contro dei numeri impietosi perché lo abbiamo detto, non si vinceva da 33 anni contro un'ottima Salernitana perché insomma ha comunque un potenziale importante. Lo ha fatto ora col Cittadella, arriva all'ennesimo banco di prova perché chiaramente si affronta una squadra in salute. Allora Luca, io ti ringrazio. Grazie a te. A te Carmine. Grazie a voi. Chiaramente Carmine seguirà martedì la Salernitana come inviato e poi ecco come 8 pagine, 8 channel, siamo vicini alla famiglia Napolitano perché è venuto meno Tonino Napolitano, che è stato un personaggio del Benevento negli anni addietro, quindi ecco siamo vicini alla famiglia per questa perdita ed era doveroso da parte nostra ricordarlo. Gli appuntamenti praticamente con il calcio su 8 channel continuano perché chiaramente domenica pomeriggio Luca ci attende alle 17 l'offside per quanto riguarda l'Avellino, perché come 8 channel abbiamo deciso di comprare anche i diritti dell'Avellino in Serie D perché è giusto seguire questa squadra che ha una tifoseria importante, una tifoseria calda, una piazza importante anche in Serie D in questa avventura, insomma, perché insomma non è facile ripartire, ma insomma ci stanno tutti i presupposti per farlo bene. Di sera alle 21 ci sarà 0825 con Angelo Giuliani per continuare a parlare proprio dell'Avellino. Lunedì ci sarà 8 gol col nostro Antonio Martone per parlare di questa importante vittoria del Benevento. Martedì si tornerà con Offside proprio per commentare Salernitana, sperando in una ripresa della squadra di Colantuono, e chiaramente del Benevento sperando in un'ennesima vittoria da parte di mister Bucchi. Vi salutiamo con questo augurio e vi auguriamo una buona notte.